Allora, eccoci qua alla seconda tappa di questa maratona sui segni zodiacali e abbiamo come ospite Chiara Vanni, una bravissima docente di astrologia karmica e di tutto quello che serve all'occorrenza quando amata gioviale sventola bandiera bianca. È simpaticissima e anche bellissima come potete vedere e nel rispetto, insomma, così del filone che abbiamo voluto seguire è del Toro. Quindi, allora, Esatto. dici un po', i tori sono davvero così golosi e permalosi? Partiamo dalle Partiamo dalle basi proprio. Allora, basi. ovviamente sì, diciamo che sempre, no, nei detti popolari c'è un fondo di verità, mettiamolo in questo modo. Io penso che ho mio figlio che è un sagittario, Ah, vedi, che come ogni io. tanto mi prende in giro perché mi dice: "Mamma, hai una fetta di pizza al posto del cuore." Bellissima. Perché poi io e lui abbiamo, devo dire, poi lui giustamente da Sagittario è gioviale, no? Quindi ama mangiare, cioè su questo ci troviamo assolutamente. E ogni tanto mi propone anche lui di andare, magari, per esempio, settimana scorsa voleva assaggiare il ramen. Dico, va bene, io non l'ho mai provato, dico, va bene, andiamo. Insomma, siamo andati una sera io e lui, buono, poi alla fine però della cena ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: "Senti, la pizza, no, è meglio." Beh, Buono, nulla a togliere. Però, un Toro e un Sagittario vi fa un po' effetto Brodino. Allora, brava, vi ha aperto esatto. lo stomaco, giusto, giusto per metterci una cacio Qualcos'altro, esatto. O un dolce, insomma, infatti poi abbiamo finito col tortino al cioccolato per consolarci dopo il brodino. benissimo. Quindi direi proprio che sì. Allora, un fondo di verità c'è su questo sicuramente, ma anche perché poi sicuramente ne parlerete parlando di Venere, ma il Toro è governato da Venere, che è legata comunque, no, ai piaceri in generale, quindi anche il piacere del cibo sicuramente appartiene proprio al segno del Toro, senza dubbio. Assolutamente sì. Questo diciamo un po' l'immagine popolare, no? Il Sì, Toro esatto. che si sventola il drappo rosso, si arrabbia in un modo, come dire, apocalittico. Ok, ma il Toro è anche molto più di questo. Raccontaci qualcosa che faccia sognare i tori che ti ascoltano. Allora, il Toro in realtà, appunto, è vero, c'è questa visione, diciamo, un po', se vogliamo, anche mutuata dalla corrida, no? Che per far arrabbiare il Toro poi si imbufalisce, sì, però hai voglia, gliene fanno di tutti i colori prima di farlo Assolutamente. poverino. Quindi c'è anche veramente una pazienza, ecco, nei Toro che è infinita, quasi infinita, ecco, diciamo. Però ecco, mi piace condividere con voi oggi questa riflessione a livello proprio un po' karmico, visto che è la mia passione, no? Il mio settore. Perché chi ha tanti valori in Toro, dal punto di vista karmico, è proprio una persona che viene in un certo senso a imparare quella pace, quella pazienza. Non è che magari tutti i Toro fossero così pacifici, tranquilli, no? Beh, Rilassati. sì, perché l'immagine che noi abbiamo è il bue che bruca l'erbetta, le caprette, Heidi che gli fanno ciao. Esatto. Ma in effetti è un'immagine anche giusta, però a volte è un punto di arrivo più che un punto di partenza. Veramente, c'è un percorso. Proprio perché, esatto, proprio perché anche a livello appunto karmico, evolutivo, insomma, chi ha tanti valori in Toro, perché ha questi valori in Toro? Perché è venuto, diciamo, in questa vita a fare un po' come una convalescenza, no? Cioè a riprendersi da qualche trauma passato. Che poi chiaramente sarà il tema Natale nel suo insieme a raccontare, però viene a ritrovare quella pace, quella serenità, quella tranquillità, anche farsi poche domande, no? Il Toro veramente si ricongiunge, viene a riconnettersi proprio con l'istinto animale che abbiamo come esseri umani in quanto proprio animali, no? Quindi quando una persona ti dice: "Ma sensazione, questa situazione non mi piace", è quell'istinto lì, quello del toro, quello proprio dell'animale che non Aiuta. sa, magari, brava, ti aiuta, non sa stare a spiegare perché, quello è molto più una dinamica da scorpione, no? Andare a scavare, a capire perché quella persona.
No, è molto semplice il toro da questo punto di vista. Mi piaci, ok, mi fa piacere trascorrere del tempo con te, sto bene. Non mi piaci, basta, non abbiamo niente da dirci, ma non c'è, no, quel tormento. Beh, lo Cioè, scorpione che è il suo opposto, ovviamente, è molto certo. del resto anche la funzione corporea, no? Il toro mangia, lo scorpione espelle. Ma Esatto. l'atto del mangiare è sempre più veloce, se vogliamo, no? Più rapido di quello che, sai, il cibo nell'intestino una volta digerito ci sta anche 7, 8, 10 ore. Quindi è un Certo. percorso molto lungo per selezionare ed espellere tutte le sostanze. Quindi è chiaro che il toro è vorace, immediato, e lo scorpione è... Rimugina più lo scorpione, no? Assolutamente. È Anche lì perché si che. ricorda, il toro non Esatto. ha questa memoria così, è più pacifico, no? Lo scorpione invece, tu nel 2017 alle 4 e un quarto del pomeriggio, hai detto Esatto. Ma tutto. guarda, questo mi capita. Qui veramente posso parlare della mia esperienza personale. Ho degli amici ormai che conosco veramente da 20 anni e con cui ho condiviso tantissime esperienze, con cui uscivamo anche in gruppo con altre persone che poi ovviamente nel tempo si sono un po' perse. E io ho questi amici che ogni tanto mi dicono: "Ma ti ricordi? Sarà stato il 2004, eravamo fuori." Io li guardo come dire: "Ma Il buio totale. sì, brava, cioè vagamente mi ricordo magari la persona di cui stiamo. Figurati se mi vado a ricordare cosa ha detto e qual è stato poi la conseguenza." Io proprio, ma meno male, cioè da un lato sono contenta perché lascio andare comunque una serie di cose, Ma questo guarda che è molto sano, ma infatti no? Sì, il toro è un segno psicologicamente molto solido, diciamo, certo. è una persona abbastanza quadrata, legata alla natura, al suo ritmo, ai suoi colori, ai suoi sapori, un attaccamento proprio ai cicli vitali e lo rende estremamente rifrattario a quello che oggi, con buona pace della galanteria, chiameremmo le pippe mentali, no? È Esatto. solido, razionale, positivo, quadrato, lavoratore, forse un filo conservatore, ma ci Sì. sta anche questo, no? Come preservazione di ciò che è stato costruito, di ciò che è stato Certo. imparato, di ciò che la tradizione ha insegnato. Quindi è una persona sostanzialmente molto sana, molto solida, molto positiva, a differenza degli scorpioni che sono sempre molto tormentati, molto anche cupi a volte in questo scavo. Sì. Mentre il toro è solare, alla fine è la primavera, è il ramo di pesco in fiore, gli uccellini che cinguettano sui davanzali, insomma. Esatto, e c'è un po' proprio anche, sì, magari una vaga consapevolezza che c'è dell'altro, no? Che c'è un mondo di tormento, però secondo me c'è proprio quella centratura, anche quella stabilità di dire va bene, però ok, sto bene, sono in una situazione tranquilla, sono al sicuro, la famosa sicurezza del toro, no? Quindi il tetto sopra la testa, il piatto sulla tavola, ok, va tutto bene, quindi. Se ne può discutere appunto davanti a un piatto di pasta asciutta con la massima Che tranquillità. questa quasi semplicità rurale, poi è, Sì. diciamo, la soddisfazione delle nostre esigenze basilari, perché diciamoci la verità, bella la cultura, l'intellettualità, lo scavo interiore, i tormenti da romanzo. Poi alla fine l'essere umano per stare bene, avere la sua cosiddetta comfort zone, ha bisogno del tetto, della tavola imbandita, di un affetto vicino, del Esatto. rapporto con i ritmi della natura, sentirsi in armonia col creato. Ecco, questo ha Esattamente. bisogno, no? Poi il resto viene dopo, ma non peraltro, secondo me, poi il gemelli, che è il primo incontro con la funzione intellettuale della persona, viene dopo. Prima hai bisogno di stare bene, sentirti al riparo, dalla povertà, dalla fame, dal freddo, dall'insicurezza, dall'incapacità di provvedere a te stesso e a chi ami. Una volta che hai raggiunto in qualche modo queste certezze, allora anche la speculazione, può avere un ruolo, no? Nella vita. Assolutamente, ma questo credo che sia valido anche dal punto di vista storico,
cioè le società dove è nata la filosofia, dove è stata portata avanti, dove sono stati portati avanti gli studi, erano comunque dei contesti sociali dove il, come dire, le necessità di base erano assolutamente garantite, altrimenti i problemi sono altri, no? Che non stare lì a riflettere sui massimi sistemi. Mia nonna, che è una donna molto saggia, diceva che a pancia vuota nessuno fa la rivoluzione. Bravissima. Se non trovare il cibo. Esatto. Ecco. Quindi poca ideologia, tipo la giustizia, la morte, la fede. Voglio la pancia piena. Esatto, ma è proprio così, perché, e lo dico da Venere in Gemelli, quindi sono vero Toro, ma la mia Venere comunque ha una sua componente appunto di pensiero, sì, assolutamente. Pensiero, più intellettuale. Di pensiero, di curiosità, di studio, eccetera, eccetera. Però effettivamente sono in contatto con quel discorso proprio di sicurezza di base. Poi, per carità, certo, si va alla ricerca del resto, però sicuramente le necessità minime indispensabili devono essere garantite. Assolutamente sì. Ecco, il Toro non è quello che, preso dai suoi studi, salta al pasto, secondo me. Assolutamente no. Perché anzi, mi è venuto da ridere. Esatto, anzi, mi è venuto da ridere perché adesso sto organizzando i prossimi corsi che saranno in formula proprio intensiva weekend, e una delle iscritte mi ha detto: ma facciamo pausa a ora di pranzo? Dico: ma che domande mi fai? L'insegnante è un Toro, non scherziamo. Non scherziamo con i sentimenti. Esatto. Anzi, a proposito, direi che questa è l'occasione giusta per ricordare che Chiara Vanni, la trovate sicuramente sui social, su internet, eccetera, organizza questi corsi di astrologia karmica interessantissimi, perché ha questa vocazione, questo interesse a scavare nel proprio passato veramente remoto. E poi, insomma, chiacchierare con lei, come state vedendo, è molto piacevole, quindi le lezioni vanno via in un soffio, senza pesantezza. Quindi cercatela. Mi sento di dire che anche per noi farà delle cose molto belle. Ci aspetta un seminario sui nodi lunari, se non sbaglio, la coda del drago, la testa e coda del drago, che credo sia fra aprile e maggio, adesso non ricordo bene la data. Aprile, mi pare. Ok, quindi se avete piacere, scriveteci, perché Chiara è prontissima a regalarci tante, tante pillole di saggezza con le sue lezioni. Detto questo, parliamo però anche un po' del lato ombra del Toro, visto che finora l'abbiamo descritto come una creatura a metà fra Gandhi e Lucullo. È vero, magari, Pace magari fosse tutto così. ascetica, tranne che all'ora di pranzo. Esatto. C'ha anche, diciamo, ha altri significati, no? Certo. Allora, è interessante questo perché appunto nella lettura karmica si va a vedere in particolare il nodo sud quando si legge un po', come dire, il lato ombra, no? Perché chiaramente se è lì dobbiamo risolvere qualcosa che non è andato tanto bene in passato. E quindi mi rifaccio un po' a questa simbologia, cioè di chi arriva da questo nodo sud in Toro, che cosa può avere, diciamo, da risolvere nella sua storia. Allora, come giustamente dicevi, il Toro può essere un po' conservatore. Chiaro che questo essere conservatore può, come dire, diventare anche un po' eccessivo, quindi può manifestarsi anche con un forte attaccamento, una certa chiusura mentale anche alla novità, a tutto quello che sono, se vuoi, anche le discipline astrologiche, ma in generale tutto quello che, se non lo posso toccare, non esiste, no? Quindi è una persona, diciamo, che può essere veramente molto poco spirituale, molto eccessivamente attaccato anche a quello che sono i beni materiali, quindi non solo, diciamo, i beni di prima necessità, ma chiaramente a livello, insomma, un po' più esagerato, eccessivo, si può andare proprio nell'accumulo, si può andare proprio nell'eccesso di fatica proprio anche a distaccarsi dagli oggetti materiali, dalla ricchezza, se vogliamo, ma ricchezza Però, no, devo dire una inutile. cosa, nella mia esperienza, e qui parlo proprio di persone conosciute, perché durante i consulti non sempre questi aspetti poi vengono fuori, no? Io ho notato che il Toro, a differenza per esempio di Vergine e Capricorno, non è tirchio, non è avaro, può essere un soggetto che ama più che l'accumulo, l'investimento.
cioè tipo compro case piuttosto che terreni, voglio lasciare qualcosa ai miei figli, non sperpero, ma magari metto i soldi che ho in più in qualcosa che possa col tempo fruttare, rendere, comunque darmi un accrescimento delle mie proprietà. Invece la Vergine anche lo fa come segno di terra, però con molti distinguo, no? Comunque con anche dei tentennamenti, perché la Vergine spacca il capello in quattro, quindi sta lì che prima di decidere il piano pensione ha contattato 28 istituti di credito, quattro finanziarie, eccetera. Invece il Capricorno è proprio colui che vuole il mucchio, no? Il patrimonio che guai a chi me lo tocca. Un po' caperone della situazione col Sì, lo deposito. scrooge proprio, no? Di Canto di Natale, che poi ha ispirato Paperone. Quindi nel Toro io non vedo avarizia, ma vedo desiderio di produrre sempre più benessere e ricchezza. Sì, quello sicuramente appartiene proprio al toro, anche perché c'è anche il desiderio di mettere a disposizione, cioè quando Esatto. è garantito comunque il suo, no, la sua tranquillità, la sua Il suo sicurezza, pasto. esatto, il suo pasto, comunque è governato da Venere, quindi c'è un piacere anche nel condividere, nell'avere, sì, nel condividere proprio, cioè nel vivere con altre persone quella ricchezza, quindi Sì, è nella vero. condivisione proprio, questo sì, assolutamente. Vero, infatti non sono Concordo. attenti al denaro, ma intesi come non sciupio, non sperpero, però non gretti, ecco. No, 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 è Sono vero, è mai persone vero. grette, e questo è sicuramente un lato molto positivo, ma continuiamo a parlare dei lati positivi. Esatto, vedi che Vado, vado, vado. alla fine Gandhi torna. Vedi, casa. No, io ho notato una cosa, poi tu dimmi se la mia impressione è errata. Io ho l'impressione che fosse stato per i Tori la rivoluzione francese o la rivoluzione marxista, non ci sarebbero mai state. Senza dubbio. Ecco. Cioè, quei principi di modernità, forse perché alla fine la natura non ha bisogno di una grande gestione politica, no? Il toro è fortemente connesso con dei ritmi naturali che nessuno può alterare. La natura ha delle leggi su cui non è possibile intervenire. Quindi il toro, nella sua saggezza, sa che i governi passano, ma l'albero resta. E quindi Sì. probabilmente ha anche una saggezza, no? Come dire, l'uomo sì, si dà tanto da fare, si agita, ma se solo rispettassimo il minimo delle leggi naturali vivremmo tutti molto meglio. Quindi forse un po' questo c'è. D'altro canto è vero che è conservatore e di fronte Esatto. a grandi novità politiche tende a fermare. Tu che ne pensi? Sì, sono d'accordo, ma questo appunto rientra secondo me proprio nell'essere fortemente conservatore. È vero che c'è una connessione sicuramente con i ritmi naturali, ma mentre parlavi mi veniva un po' da sorridere pensando, conoscerai sicuramente le barzellette dei vari segni zodiacali che devono cambiare la lampadina, no? E il toro, quanti toro sei? No, Non le conosci? Su giuro. internet si trovano, e cioè ogni segno zodiacale ti chiede quanti toro, per esempio, servono per cambiare una lampadina. Risposta: nessuno, perché il toro non ha mai cambiamenti. Quindi sta con la lampadina fulminata, tanto poi no, c'è il sole che illumina, eccetera. Quindi va bene così. Ok, Devo infatti. dire che è così, ma in effetti, pensando poi alle rivoluzioni, dove io inevitabilmente vado a pensare a un acquario, no? Un segno del genere che porta al movimento. Il toro sicuramente, anzi, sarà stato a livello proprio sociale quello che in quel momento disapprovava nella maniera più assoluta quello che Cosa stava fai? Dove vai? Ma succedendo, che ti viene in mente? no? Esatto, chissà dove andremo a finire. Quei commenti che ancora si sentono, no? Magari dalle persone un po' avanti d'età Come che no? disapprovano. Assolutamente sì. Ecco, e questo sì, sicuramente fa parte del lato ombra del toro, perché c'è un po' la resistenza al cambiamento, perché c'è una, come dire, una sicurezza che il toro comunque costruisce, che raggiunge anche magari con una certa fatica nella sua vita.
e quindi cercare di difenderla a tutti i costi, no? Cioè, qualsiasi cosa possa venire a mettere un po' in pericolo, pericolo vero o presunto poi, perché magari anche verso le innovazioni che migliorano le cose, il toro può essere diffidente, eh? Eh sì, forse anche quando è arrivata la luce elettrica il toro avrà detto oddio, oddio che è sta diavoleria moderna, non ne ho bisogno, mi va le candele, assolutamente. Ma guarda, sai, c'è un vecchio detto che recita, chi lascia la strada vecchia per la nuova sempre male si ritrova, e secondo me l'ha battezzata un toro sta assolutamente. C'è questa cosa, però devo dire una cosa, quindi anche incoraggiamo i nostri amici che ci seguono del toro. Avete avuto il transito di Urano già per diversi anni, sì. E se c'è un pianeta che infatti il toro non riesce a gestire è proprio Urano, perché è una attività costante, una centrifuga di eventi, emozioni, situazioni, tutti molto nuovi, molto da esplorare, che ti obbligano in qualche modo a mettere da parte le cose acquisite e ad affrontare nuove sfide. I tori lo vivono male. Assolutamente, confermo, perché ovviamente io tra l'altro sono un toro di prima decade, quindi Urano l'ho già superato. Felicemente. Felicemente, sì, però insomma è stato molto stressante nella maniera. Poi sono contenta, perché è il transito poi che mi ha portato in realtà a fare coming out, diciamo, come astrologa, quindi a cambiare vita, a cambiare lavoro, a cambiare proprio tante cose. Se penso a come ero prima di quel transito, ma ero proprio un'altra persona. Quindi è stato un cambiamento che oggi, guardando indietro, dico, caspita, bellissimo, fantastico. Fantastico. Al momento, mentre ci stavo dentro, un po' era meno. Molto, un po' meno, esatto. Molte paure, molte preoccupazioni, molta ansia poi, perché io l'ho vissuto forse in modo particolare, perché io ho anche la luna alla fine della bilancia, il sole all'inizio del toro, quindi ho avuto prima l'opposizione con la luna e poi è arrivato a congiungersi nel giro di pochi anni, no? col sole. È una ventata, proprio un tornado che ti prende. Sì, l'ho vissuto proprio, ma probabilmente quest'ansia è anche più collegata al tema luna, no? Che comunque era bella stressata. È stressata perché poi tu sei anche mamma, quindi avrà toccato la tua casa, il tuo nido, i tuoi figli. Esatto, esatto, poi esatto. Donna, madre, professionista, insomma, per le donne i transiti sulla luna sono sempre importantissimi. Se poi prendiamo nel tuo caso specifico, a maggior ragione ti sei vissuta, no? Una fase di proprio ristrutturazione del totale, assolutamente. Però devo dire che i transiti di Urano sì, sono stressanti, però devo dire che a me piacciono personalmente. Io forse sono un toro un po'. O ci ho preso gusto, forse. Può darsi. Però devo dire che questo cambiamento, certo, poi lo sai meglio di me, no? Il transito va un po', bisogna andargli incontro, non bisogna opporre resistenza, perché sennò veramente porta via tutto quello che non sta più in piedi. Se gli diamo una mano, lo assecondiamo, ci rendiamo conto che c'è qualche cosa effettivamente da cambiare, da modificare, magari sì, non sarà così una passeggiata di salute, però è meno traumatico, ecco, sicuramente. Sì, guarda, io poi lo sai, sono una discepoliana, per me l'astrologia attiva è sempre molto importante, certo. Perché alla fine è importante da dove veniamo, e di questo te ne occupi tu. Io mi occupo del dove andiamo, cioè che esperienze si preparano per noi e soprattutto come possiamo cavalcarle, perché tanto anche un cattivamento, se sali sulla testa del drago, alla fine lo porti dove dici tu. Potrai anche avere paura delle fiamme, ma alla fine un risultato lo porta. Quindi sicuramente essere attivi e non stare lì ad aspettare che non ti cada il vaso in testa è completamente inutile. L'azione è sempre meglio dell'inazione. Concordo. Magari topi, fai degli errori, però le cose quando le fai, le gestisci, le vuoi, le pensi, le maneggi, alla fine un percorso lo fai. Ecco, e quindi da qualche parte arrivi implicitamente, no? Esatto, assolutamente sì. Quindi appunto, ma questo è un invito anche per gli amici del toro che magari sono in pieno transito di Urano o ancora devono viverlo. Piena piena proprio.
Esatto, ecco il mio consiglio, non tanto, non solo da astrologa, ma proprio da toro che ci è appena passato, è proprio quello di non opporre troppa resistenza, ma iniziare a pensare effettivamente quali sono i cambiamenti che Fare. servono. Sì, e quindi iniziare anche a impostarli, perché poi il transito a quel punto li aiuta, no? Li Come no? sostiene. Quindi, E gli fa vedere anche la sì, strada, no? esatto. Che poi alla fine magari tante lacrime, ma uno è più felice di prima. Certo, assolutamente, ma io non sono convinta di questo, cioè i transiti, soprattutto quelli di Urano, per quello ti dico che a me Urano piace come pianeta, anche se è molto destabilizzante per un toro, però dà quella ventata di novità che veramente serve anche ai toro che a volte rischiano un po' di rimanere troppo Guarda, bloccati in alcune situazioni. assolutamente te lo dico da vergine, alto segno di terra, che Urano ce l'ho avuto in trigono. E vabbè, io già avevo optato per il mestiere di astrologa, però con l'arrivo di Urano ho intensificato la mia parte web e lì Certo. effettivamente si è coniugato il senso di Urano come tecnologia. E noi vergine poi vediamo tutto sotto forma di lavoro perché siamo dal punto di vista canovisti e ho cominciato a scrivere, a scrivere, a scrivere. Insomma, sono arrivata fino a qua a fondare un'accademia. Quindi Urano mi ha aiutato tantissimo a prendere queste decisioni e a smuovere le acque. Adesso sono felice. Tante notti insonni, conti da far tornare, persone da contattare, gestire i Certo. malumori. Lo posso dire, guarda, adesso tanto. Siamo solo con 100-150 mila persone che ci seguono, gli astrologi sono matti. Cioè, lo dico, Confermo. cioè, è bellissimo avere a che fare con loro, che ce ne chiacchiera. Quando poi si tratta di programmare lezioni, interviste, hai a che fare con delle persone spesso che vivono proprio sulla luna, ma nel senso vero del termine. Affascinantissimo tutto questo perché in un mondo di persone banali fatte con lo stampino, vestite uguali, che pensano la stessa cosa, che vanno nello stesso luogo in vacanza e guardano la stessa cosa alla TV, gli astrologi svettano e però non per niente l'arte di Urania, cioè sono eccentrici, okay? Esatto, Anzi, io sono forse esatto. nella, io e te siamo direi le più nella norma, tutto sommato. Le menu ramiane, diciamo, Le della meno uraniane, situazione. assolutamente. Senti, allora io direi che salutiamo i nostri amici del Toro con questo incoraggiamento. Siate felici perché a maggio arriva Giove. Ah sì, finalmente. Io lo aspetto con Dopo impazienza. ben 12 anni di assenza, finalmente arriva e dovrebbe portare comunque nuove occasioni, fortuna, cibo in quantità perché Giove. Esatto. Questa bella funzione di appagamento e dovrebbe essere almeno, insomma, intanto per la prima decade da subito una sorta di rinascita anche un po', no? Per rimettersi un attimo seduti e godersi quello che è stato fatto. Esatto, sì, Quindi, raccogliere un po' i frutti, è il momento, è il momento, proprio sì, finalmente. assolutamente. Quindi li lasciamo con questa bella notizia. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi per questo festival astrologico, sperando che aiuti tante persone a incuriosirsi e a studiare la nostra Certo. materia, che non ha importanza se fate astrologia classica, karmica, vedica, cabalistica, tanto è come le strade che portano tutte a Roma, la storia va Esatto. sempre comunque in una direzione. Ti mando un bacione, ti ringrazio, sei carina. Grazie mille, grazie a tutti e grazie a te, amata, della tua intervista molto carina, molto piacevole, come Ma sempre. siamo un po' boiose, dai, che ci sta Sì, in questo sì. mondo, questo periodo un po' cupo, un po' di leggerezza, di brio che Ci porta vuole. un po' di allegria. Di nuovo, cara, a prestissimo. Grazie mille, a presto. Ciao, ciao. Ciao.